amici di Sapore di Super, all'Olfactory Garage di solito vediamo solo automobili esclusive e anche quest'oggi la regola non è disattesa, perché accanto a me, a Giovanni Rosi, c'è una Aston Martin V8 volante del 1980. Giovanni, descrivici questa automobile, ma prima ancora parlaci un attimo del marchio Aston Martin. Il marchio nasce negli anni 30, addirittura da un italiano emigrato in Inghilterra, che produce tutta una serie di automobili sportive in quel periodo. Diciamo che la persona che ha contraddistinto di più il marchio è sicuramente un inglese che poi acquistò la Aston Martin, che si chiama David Brown. Infatti le Aston Martin successive sono tutte caratterizzate da una sigla DB e un numero, appunto DB sta per David Brown. Questa che abbiamo qui è una macchina del 1980, come hai detto tu, è una V8 volante, quindi volante identifica le vetture aperte, quindi cabriolet. Questa vettura veniva costruita anche in versione coupé, l'abbiamo vista su uno dei film di 007 con Timothy Dalton alla guida. E è una macchina, diciamo, estremamente rara per il mercato italiano, erano soprattutto costruite per il mercato americano. La conformazione appunto meccanica è tipica di una macchina americana, però tutto veniva costruito in Inghilterra. Un'altra connotazione che fa capire che questa automobile era destinata al mercato americano è il fatto che le dimensioni sono assai generose. Io questa automobile fino a poco tempo fa l'avevo vista soltanto in fotografia e sinceramente vederla dal vero ho l'impressione che sia, rispetto alla dimensione che uno si può immaginare guardando la foto, 1,3:1, nel senso che anche i pneumatici sono quasi di un camion. È gigantesca questa automobile. È tutto grande, sicuramente è grande nelle dimensioni, nelle ruote, nell'interno, nel motore, tutto è, diciamo, molto sovradimensionato. Questo cosa ci porta? Porta avere una macchina, sì, come dici tu, di dimensioni generose, ma assai confortevole, perché chiaramente tutte le macchine di grandi dimensioni sono quasi sempre molto confortevoli. E questo era quello che volevano i progettisti della Aston Martin alla fine degli anni 70, quando progettarono questa automobile. Qui abbiamo un oggetto che ha una meccanica, un motore 8 cilindri a V, come appunto dice il nome, di 5340 centimetri cubici, la potenza è superiore a 300 cavalli ed è un motore completamente in alluminio, costruito completamente dalla Aston Martin. Molti pensano che questa macchina monta un motore di derivazione americana, ma non è così. Non è così, perché gli americani hanno degli 8 cilindri a V con basamento in ghisa e albero a camme centrale con aste bilancieri, mentre questa è tutta in alluminio, 4 alberi a camme in testa, quindi è una realizzazione completamente diversa e molto molto più raffinata. Esattamente, infatti l'Aston Martin pensava di vendere un gran numero di queste automobili negli Stati Uniti proprio perché offriva la potenza e la coppia di un motore americano, ma con una tecnologia europea e quindi con una raffinatezza nella meccanica europea. E sicuramente ci riuscì, infatti queste macchine sono state vendute in gran numero negli Stati Uniti. Poteva essere allestita con un cambio automatico oppure un cambio manuale. Sicuramente le macchine con cambio manuale sono più pregiate e più, diciamo, ricercate dal vero appassionato, ma ahimè sono pochissime. Questo modello specifico appunto è col cambio automatico. E diciamo ahimè un'altra volta. Perché comunque la meccanica è molto briosa, pur dovendo spostare una macchina di 1800 kg. Diciamo che i limiti si riscontrano subito nella guida, quando si cerca un pochino di prestazione, un pochino di divertimento, il cambio automatico tira fuori tutti i suoi limiti di gran lentezza e quindi non si può, diciamo, non ci si può divertire con la macchina come se avessimo un cambio meccanico. Quindi diciamo che anche questo look molto aggressivo, perché l'automobile è veramente aggressiva, specie nel frontale, questo look è un pochino disatteso poi dalla taratura delle sospensioni, dal cambio automatico e dal peso. Sicuramente, ma questo è anche dovuto appunto proprio perché la macchina veniva concepita e progettata per essere venduta negli Stati Uniti, dove il limite di velocità è 90 all'ora, le grandi highway non permettevano velocità oppure vetture sportive con dei grandi assetti, ma gli americani volevano una macchina confortevole con una gran coppia e quindi il cambio automatico era per loro una consuetudine su tutte le loro vetture, quindi gran comfort. Per quanto riguarda l'impostazione di guida di questa Aston Martin, possiamo dire
che lo spazio all'interno dell'abitacolo è veramente ampio. A mio parere forse il volante è posizionato troppo in basso e quindi per una persona di una buona statura risulta essere troppo vicino alle gambe e forse anche un po' troppo lontano dal sedile, ma questa sicuramente è stata una scelta dei progettisti della Aston Martin, che hanno privilegiato una guida volta al comfort, quindi una guida diciamo abbastanza rilassante e non così sportiva. Questo lo dimostra anche l'utilizzo del cambio automatico, che è sicuramente un cambio abbastanza lento come tutti quelli degli inizi e metà degli anni 80, e quindi l'Aston è una macchina che si fa guidare con molta tranquillità, è una vettura estremamente confortevole, pensate, una macchina chiaramente con cappotto elettrica, vetri elettrici, aria condizionata e appunto il cambio automatico, e quindi una macchina da grandi distanze, fatta per poter viaggiare, per poter spostarsi con serenità e tranquillità. Si vede arrivare la Aston Martin sullo specchietto retrovisore, ha sicuramente una sensazione di una macchina molto molto aggressiva. Questo sicuramente è vero per quanto riguarda il motore, perché la potenza ce n'è e fin troppa, ma in realtà la macchina si guida in maniera molto molto docile, è molto morbida, molto leggera nel volante, nei freni, perché è servo assistita in maniera ottimale, e quindi la vettura non è così sportiva come la si può pensare, ma è una vettura da gran turismo per grandi viaggi, estremamente confortevole. Questa vettura nasce come una gran turismo estremamente confortevole e poco propensa alla sportività vera e propria. Esistono anche versioni col cambio manuale e in qualche caso non sono state anche usate per le corse. Chiaramente le grandi dimensioni della vettura e il peso hanno fatto sì che le vetture non fossero estremamente competitive e quindi non hanno avuto una carriera sportiva molto interessante. Guidando la vettura non ci si rende conto delle abbondanti dimensioni, e questo è stato un gran pregio per questa vettura, perché la si poteva usare con una certa tranquillità. Molte di queste vetture sono state vendute negli Stati Uniti. In Italia invece non hanno avuto un grande successo commerciale, perché all'epoca l'IVA al 38%, la grande cilindrata e la poca dimestichezza con questo marchio che gli italiani avevano hanno fatto sì che queste vetture vennero vendute ma in pochissimi pochissimi numeri. Infatti è veramente difficile trovare un'automobile così ancora con le targhe originali italiane. Se il vero appassionato storce il naso di fronte a un cambio automatico montato magari su una coupé, su una decapottabile può passare, perché comunque quando la macchina è scoperta uno è meno portato a cercare la prestazione, ma è più portato a godersi il panorama, soprattutto se siede su due poltrone in pelle grandi e comode come queste. Esattamente, questa non è una macchina che ti induce ad andare forte, non è una macchina che ti induce diciamo alla prestazione soprattutto sulla strada magari di montagna o comunque di collina, ma è una vettura che è paciosa, confortevole, che ti porta a spasso nel massimo comfort sia per grandi distanze che per passeggiate diciamo intorno alla città. Insomma, questa è una macchina che la si guida bene sia in autostrada e ti permette di fare lunghe percorrenze, ma si muove bene anche in città. E se non ci fosse il tutor, anche ad andatura abbastanza sostenuta? Sì, se non ci fosse il tutor e magari anche il conto del distributore, perché comunque è una macchina che spostando questa mole con questo gran motore ha dei consumi veramente importanti. Tra il baule e il tetto ha addirittura due tappi del serbatoio. Di solito quando troviamo due tappi del serbatoio significa che la macchina è molto assetata, ma quello che ancora di più mi ha colpito è che l'automobile, pur essendo del 1980, ha la dicitura unleaded fuel, quindi benzina senza piombo, pur avendo i carburatori.
Sappiamo che in Europa tutte le automobili costruite dal 1993 in poi viaggiano solo con benzina senza piombo, però sono tutte dotate dell'iniezione. Qui l'Aston Martin è riuscita a far andare un'automobile a benzina senza piombo a carburatori. Vuol dire che ha il catalizzatore oppure no? No, la macchina non ha il catalizzatore, ha un sistema di recupero, anzi aveva un sistema di recupero per i gas di scarico obbligatorio in quel periodo negli Stati Uniti, dove la benzina verde già era di gran voga e veniva utilizzata da tutte le loro macchine. Questa è un'altra prova proprio che ci spiega che queste vetture venivano costruite quasi esclusivamente per il mercato americano. Le versioni europee non avevano questo sistema di recupero dei fumi di gas di scarico perché non erano soggette a delle normative molto restrittive già allora sull'inquinamento. E questa vettura in particolare, che è andata nuova negli Stati Uniti, è ritornata in Europa circa 15 anni fa e è arrivata presso la nostra officina 6 anni fa. Il proprietario è un signore di Perugia che però sta e risiede anche in Francia. Quando ci ha portato la vettura per fare degli interventi abbiamo constatato che il motore era un pochino giù e quindi abbiamo dovuto pensare di rigenerare e rifare il motore. A quel punto abbiamo montato delle specifiche X-Pack della versione volante Vantage, quindi più potente, con pistone in Cosworth, tutta, diciamo, la taratura di carburatori appunto del Vantage, e abbiamo tolto tutto il sistema di recupero dei fumi di scarico, quindi l'abbiamo riportata completamente alle specifiche europee, quindi si può utilizzare... Non riportata, portata, esatto. Perché era nata poverina americana. Esatto, era nata americana, in questo momento invece l'abbiamo portata alle specifiche europee. Questo, i vantaggi quali sono? Intanto si ha un maggior rapporto di compressione con canne pistoni Cosworth, i carburatori non sono più strozzati come prima appunto per rientrare nelle norme antinquinamento americano. Abbiamo ripulito tutta quella che è il sistema di iniezione appunto del recupero dei gas di scarico, e quindi la meccanica adesso respira, il motore respira molto meglio, la potenza è sicuramente più generosa, abbiamo guadagnato molto in termini di coppia. Si trovano tutti i ricambi, come quasi su tutte le macchine inglesi, sicuramente il costo dei ricambi qui è abbastanza importante perché comunque sono macchine che già all'epoca erano molto molto costose, quindi anche oggi i ricambi se li fanno pagare. Molto costose e anche con una lista d'attesa lunghissima per averne una di queste. Magari ci volevano anni dal momento dell'ordine al momento di poterla guidare. Sicuramente per il mercato italiano ci voleva molto tempo, perché appunto queste macchine erano destinate tutte a uscire dall'Europa. Erano macchine di grandissimo pregio, di un costo appunto molto elevato. Pensate che la macchina è costruita quasi esclusivamente, diciamo, non in catena di montaggio, ma a mano. La carrozzeria è completamente in alluminio, già all'epoca per abbassare comunque il peso della vettura. Gli interni in pelle Connolly sono comunque arricchiti dalla radica sia sul cruscotto sia sulle portiere, aria condizionata, capote elettrica, vetri elettrici, una vettura, diciamo, veramente dove all'epoca veniva montato tutto quello che era possibile. Il motore vuoto è una realizzazione meccanica eccezionalmente bella, questo alluminio chiaro e con questo filtro dell'aria cromato che quando apri il cofano rischia addirittura di abbagliarti. Sì, diciamo, hanno curato anche l'aspetto estetico, anche perché qui veniva tutto curato nei minimi particolari, lo vediamo appunto nella meccanica come dici tu, lo vediamo negli interni, lo vediamo anche nei vari accessori della carrozzeria, quindi cromature, parti in acciaio inox lucidate. Era veramente forse la macchina più che univa il lusso al comfort, all'esclusività che poteva esserci in quel periodo, dove veniva venduta, insomma. Perché in Inghilterra, se vogliamo fare un paragone con le automobili della concorrenza interna inglese, avevamo la Rolls, che era tutto lusso, ma sulla strada lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso. Avevamo la Jaguar, che era sì sportiva, però pur essendo ben rifinita non era a questi livelli di comfort. Questo era un compromesso tra sportività e lusso. Sì, questo era un compromesso tra sportività e lusso, volto molto alla sportività, perché comunque tanta potenza, tanta coppia, tanto sound, perché qui, al contrario di una Rolls che è estremamente silenziosa e la Jaguar lo stesso, qui il motore si sente bene e diciamo, gli ingegneri dell'Aston Martin hanno voluto che il motore si sentisse. Questo 8 cilindri è prepotente dentro la vettura, nel senso che il rumore è veramente entusiasmante. Sono stato con te sulla vettura, ho sentito la coppia, però era un po' filtrata dal cambio automatico. Mi piacerebbe sentire la coppia di questo V8 con la trasmissione diretta di un cambio manuale.
Piacerebbe anche a me e anche al proprietario, sinceramente. Infatti abbiamo pensato più volte di fare la modifica e montare il cambio meccanico, ma questa modifica in questo momento viene ricercata e fatta da molti, quindi i cambi meccanici sono veramente rarissimi. Perché anche il cambio è costruito dall'Aston Martin? Il cambio veniva comperato da Aston Martin, ma veniva fatto dalla ZF solo praticamente per queste macchine, quindi il cambio è molto molto Un raro. cambio specifico. Cambio specifico, esattamente, quindi molto raro da trovare, estremamente costoso. E quindi per ora abbiamo abbandonato l'idea diciamo, portarla con il cambio manuale, anche se abbiamo studiato la possibilità, e la possibilità c'è mettendo il terzo pedale, frizione, trasmissione e chiaramente cambiando il tunnel dove non ci sarà più la leva del cambio automatico, ma appunto manuale. E sì, sarebbe molto divertente poterla provare con un cambio meccanico per esprimere tutto quello che il motore può. Un vantaggio comunque ad avere il cambio automatico c'è, perché il sound è veramente coinvolgente, quasi orgasmatico vorremmo dire, ma magari con la trasmissione manuale, a voler sentire il motore, vai comunque a incidere sulla trasmissione, sulle gomme. Col cambio automatico senti il motore e non gravi su niente, Esatto, esatto. solo sul serbatoio. Solo sul serbatoio, infatti ti volevo anticipare, gravi solo su quello. Il serbatoio, come dici tu, sono appunto due prese dove la benzina arriva su un unico serbatoio che è distribuito in maniera trasversale praticamente all'asse della vettura. Questo era solo per una comodità di quando arrivavi al distributore non ti dovevi preoccupare se arrivavi a destra o a sinistra perché comunque trovavi il tappo. Un Ecco. piccolo lusso che purtroppo oggi abbiamo perso e bisogna sempre andare a ricordarci dove abbiamo il tappo per non sbagliare. E comunque questo consentiva anche di evitare che magari il benzinaio per tirare il tubo dall'altra parte Esattamente. della macchina comunque andasse a rovinare la cappotta o la carrozzeria. Esattamente, sì, questo è un particolare che hanno curato anche in questo caso, come insomma un po' tutta l'automobile, ecco.